Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale 1936. Sono io, ragazzi. Ho appena finito la live, ci sono sparati 2 ore in live. Sono qui a registrarvi questo piccolo video su Brescia Lecce per parlare di questo anticipo di quanto riguarda la terza giornata della Serie B. Anticipo vinto dal Brescia senza ombra di dubbio per 3-0, anche se c'è una piccola macchiolina per quanto riguarda la partita, ovvero il Lecce sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Comunque aveva riacciuffato la partita con un gol di Meccariello su un traversone dalla tre quarti campo su un'azione da parte d'angolo, in pratica un passaggio all'indietro e poi cross traversone, Meccariello di testa l'ha messa alle spalle di Oronen, ma gol è stato annullato per un presunto fuorigioco di Meccariello, che in realtà non era fuorigioco, ma era il suo compagno di squadra, mi pare Lucioni, ad essere di 20-30 centimetri avanti, l'ultimo difensore delle rondinelle, ma svista del guardalinee, che ci potrebbe anche stare, perché ricordo a tutti che non è facile registrare certi fuorigioco, che poi sono fuorigioco di pochi centimetri, devono essere ravvisati in una frazione di secondo, e non è facile, cioè per noi è facile, lo vediamo in TV, replay, pausa, stop, metti al rallentatore, l'arbitro lo vede una volta sola, il guardalinee una volta sola, azione senza rallentamenti, eccetera, eccetera. Quindi è un errore che ci potrebbe anche stare, ma al di là di tutto ciò, la vittoria del Brescia è strameritata, Brescia che è stato cinico, un Brescia che ha controllato la partita secondo me in lungo e in largo, l'ha dominata sia sul piano tattico che su quello fisico. Mangravity secondo me migliore in campo, in difesa ha preso di tutto, non ha fatto prendere un pallone a Stepinski, non ha preso un pallone Coda, non ha preso un pallone Pettina, cioè proprio ha preso di tutto, quindi difesa dell'Empoli veramente tanta roba. Lecce che deve assolutamente registrarsi. Prima però di andare a parlare di questa partita, ve lo chiedo, raga, mi raccomando, un pollice in su, supportate questo video, se ancora l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto, sì, proprio qui sotto al mio canale c'è il pulsante iscriviti. Stasera abbiamo ancora la tabellina della partita della live, come vedete, 3-0, eccolo qui, la tabella, faccio vedere, Brescia Lecce 3-0. Doppietta di Ndoye e poi gol di Ayew al 90esimo. Allora, ragazzi, andiamo a parlare di questa partita. Innanzitutto andiamo a parlare della squadra di casa, ovvero il Brescia che si è schierato come io avevo pensato, ovvero con il 4-3-1-2. Ho indovinato anche Van de Looy a fare il regista, e lo vedete nel video di riferimento del Brescia che vi ho fatto la settimana scorsa. Vi ho indovinato Spalek, mezza punta, vi ho indovinato il ritorno al 4-3-1-2, vi ho indovinato il fatto che questo Brescia, secondo me, fatto giocare in un certo modo e soprattutto con l'allenatore che conosce già la squadra e già il lavoro vecchio di Corichini, il lavoro suo dell'anno scorso, quest'anno il Brescia sarà una squadra che probabilmente andrà a giocarsi la Serie A diretta. Quindi Brescia in campo con il 4-3-1-2, la formazione Joronen, Sabelli, Papetti e Mangravidi qui in difesa, e qui c'è stata la prima sorpresa perché Cancelo è restato in panchina. Poi Martella, terzino sinistro, centrocampo con Van de Looy in cabina di regia, Ndoye e De Sena ai suoi fianchi, Spalek a fare la mezza punta, in attacco Donnarumma in coppia con Ayew e non Torregrossa, perché oggi è uscito fuori che Torregrossa in pratica, ragazzi, è stato trovato positivo al Covid, quindi Torregrossa non è potuto essere della partita. Ha risposto il Lecce con un 4-3-3 di Corini, che ricordo a tutti che era l'ex della partita, con Gabriel fra i pali, Zuda terzino destro, Calderoni a sinistra, Lucioni e Meccariello centrale di difesa, Henderson e Bjorkengren, che era all'esordio credo in Serie B, è un ultimo acquisto da parte del Lecce, con Maier in cabina di regia perché oggi mancava Taxidis, in attacco Stepinski punta centrale, supportato da Falco a destra e Listowski a sinistra.
Però a me sto Lecce non mi è piaciuto, non mi è piaciuto a centrocampo, non mi è piaciuto in attacco, dove prima Stepischi, poi Coda insieme a Pettinari, Paganini, insomma un Lecce che partiva con un 4-3-3, poi si è trasformato alla fine, diciamo che era un 4-2-4 perché c'erano due attaccanti come Coda e Pettinari, con Falco e Paganini, le ha provate tutte. Le ha provate tutte, Corini però oggi il Brescia ha dimostrato che è una squadra probabilmente anche di categoria superiore per quanto riguarda i giocatori, una difesa rocciosa, non hanno concesso quasi nulla, io ricordo nel primo tempo semplicemente un tiro di Listowski che in pratica è rientrato dal vertice sinistro dell'area, ha tirato di destro sul secondo palo di potenza alto sopra l'incrocio, e poi c'è stata la stessa azione di Falco dal limite dell'area che di sinistro ha tirato, ma il pallone è uscito fuori. Non ricordo altre azioni, ricordo un cross con un colpo di testa, non ricordo di chi, comunque parato da Joranen senza problemi. Mentre il Brescia, primo tempo è stato in pratica pronti via, ha sfruttato le disattenzioni del Lecce. Io ho visto tre gol del Brescia frutto di disattenzioni, di appoggi in uscita da parte e ripartenza del Lecce con passaggi sbagliati, palla recuperata dal giocatore del Brescia, verticalizzazione e gol poi dell'attaccante delle rondinelle. Il primo gol al nono di Ndoye, che è stato bravo a inserirsi in area e a concludere in pratica dal dischetto di rigore, un rigore in movimento, pallone che gli è stato passato da Aie, che in pratica è entrato dal vertice destro dell'area, crossato a raso terra all'indietro verso il dischetto del rigore, dove Ndoye l'ha messa dentro. Ma l'azione è nata con una palla persa da parte dei giocatori del Lecce, scrub che si fuma a due giocatori con un rimpallo, poi verticalizzazione per Aie che entra dal vertice destro dell'area. Come ho detto, il passaggio in mezzo è Ndoye, di piatto destro l'ha messa semplicemente dentro. Secondo gol del Brescia, e qui passiamo alla ripresa, raddoppio sempre di Ndoye al 67esimo, anche qui ripartenza sbagliata del Lecce, palla persa, Donnarumma recupera palla sulla tre quarti, punta la difesa accentrandosi, quando al limite dell'area allarga leggermente sulla destra con Ndoye che era appena entrato in area, Ndoye stoppa la palla, se la allarga un po' più sulla destra e poi tira un tiro difficile anche, devo dire, di destro sotto, in pratica sotto l'incrocio, gol da dentro l'area, raddoppio meritato per il Brescia che comunque non ha mai fatto rendere pericoloso il Lecce. 3-0, ennesima azione di rimessa in contropiede da parte del Brescia, con il pallone recuperato a centrocampo, passaggio per Szmrall che sul vertice sinistro lanciato dell'area, crossa in mezzo sul secondo palo, si avventa Aie sul pallone che di piatto destro la allunga sul secondo palo, gol difficile quello, non è facile assolutamente. 3-0 da parte del Brescia, che chiude la partita al 90esimo in pratica e mette il timbro finale su una gara che l'ha visti in pratica vincere senza grossi patemi contro un Lecce che a mio avviso sta pagando ancora il cambio di tanti giocatori, il cambio modulo. Oggi si è presentato in campo con il 4-3-3, mancava Taxidis, mancava Mancosu, un giocatore fondamentale. Ecco, forse il Lecce sta peccando, e qui lo dico io, è un mio parere, non lo voglio dire come sia una religione, questo è un mio pensiero, sta pagando il fatto che stanno cambiando il modulo, Liverano in panchina e Lecce ha giocato le sue migliori partite con il 4-3-1-2, facendo agire Falco da seconda punta con la punta centrale, la Padula, e poi avevano Mancosu che agiva fra le linee, andava spesso e volentieri al segno anche con tiri da fuori area. Questo 4-3-3 con Listowski a sinistra, Falco spostato a destra, Stepinski lì, poi tenere in panchina Paganini, Coda, Pettinari, tanta gente forte, tanta gente forte. Il Lecce è una squadra fortissima che deve ancora costruirsi. È una squadra nuova comunque, quindi devono anche, a parte la difesa, dal centrocampo in su, hanno cambiato tanto.
Anderson, sto giocatore Bjorkengren, Listowski, Stepinski, ce ne hanno veramente tanti, Koda, Pettinari. Il Lecce è un cantiere aperto, probabilmente ha bisogno di tempo per registrarsi. Corini non è l'ultimo arrivato, abbiamo visto cosa è stato capace di fare con il Brescia, quindi non credo che il Lecce faccia poi un campionato di basso livello. Il Brescia, il Lecce, l'Empoli, il Monza, queste sono squadre che lotteranno a spalle, sono squadre che lotteranno fino alla fine per la promozione diretta. Per quanto mi riguarda, ecco, forse la mossa di Cellino, quella di mandare via Del Neri, che io non ho capito nemmeno perché è stato preso il Brescia, e riprendere Diego Lopez, un allenatore che già conosceva la squadra, già ha fatto imparare dei meccanismi ai propri giocatori, eccetera, eccetera, è stata una mossa intelligente. Quindi probabilmente il Brescia ha recuperato a livello tattico in sicurezza, in consapevolezza. Quindi quando tu sei sicuro, consapevole dei propri mezzi, della propria forza, poi le vinci le partite. E il Lecce deve ancora costruirsi. Tutto qui. Oggi il Lecce ha perso la partita con le proprie mani, ovvero per le proprie disattenzioni, tanti passaggi sbagliati, tanti appoggi semplici sbagliati, potevamo fare meglio. E il Brescia ha sfruttato le occasioni messegli sul piatto d'argento da parte della squadra salentina. La possiamo chiudere così, ragazzi. Vittoria unita del Brescia. Lecce che si lecca le ferite, però, secondo me, alla fine veneranno addosso anche loro, quindi i tifosi del Lecce non se devono fare adesso una tragedia. È successo. 3-0, capita. Quindi, ragazzi, 3-0, si va avanti. Terza giornata di campionato, il Pescara verso 3-1 a Reggio, quindi. Va bene, io vi saluto qui, spero che vedrete il mio video, vi piace, lo apprezziate, questo resoconto della partita. Vi ho detto già che sull'1-1 c'era il gol di Meccariello che è stato annullato ingiustamente. Si spera che sto VAR prima o poi arrivi anche in Serie B, perché poi alla fine vedi, le partite cambiano come un episodio, possono cambiare. Qui sono punti anche importanti, che poi alla fine un punto, io lo so, Pescara lo scorso anno per un punto non si è salvato, ha dovuto disputare i playout per salvarsi. Quindi questi sono punti che anche per la promozione contano. Quindi magari se c'era il VAR stasera, probabilmente stavamo parlando di un 1-1, probabilmente, anche se immeritato. Il Brescia se l'è meritato di vincere comunque la partita. Va bene, signori, buonanotte a tutti. Io vi ricordo sempre, buona Serie B, sempre. Forza Pescara, mi raccomando. Pollice in su, supportatemi, condividete i video nei vari social. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi qui sotto sul mio canale. Vi aspetto, voglio arrivare a 4.000 iscritti, aiutatemi. E se vi va, vi lascio qui sotto in descrizione il link dei miei canali di riferimento, e anche per fare delle piccole donazioni al sottoscritto, donazioni per farmi comprare una nuova microfono per la mia GoPro. Vi saluto, buonanotte a tutti.